questa è una serata, una evening davvero special, possiamo dire, con questo gruppo jazz e questi tuoi vini che sembrano concepiti proprio per essere, come dire, in piena nota con questa musica. Hai detto bene, sì, perché c'è una grande sintonia, perché Tony Pancella e i suoi amici sono stati veramente grandiosi, sono riusciti ad interpretare musicalmente, diciamo, la suggestione che io evoco con i miei vini. Abbiamo avuto una sensazione strana mentre degustavamo, cioè non sembravano più gli stessi vini ma qualcosa di diverso. Beh, certo, perché siamo entrati nel vero dell'analisi sensoriale, quindi i nostri sensi messi in gioco con la musica, con queste note che sono state create, scaturite da questi nuovi vini, dalle pietanze, da questa platea comunque attenta, e quindi è entrato in gioco lo stato emozionale. Vino Sofia, vino follia. Allora mi stavo chiedendo, la parte della follia è prima o dopo aver gustato un buon vino? Direi prima, durante e dopo, nel senso che prima perché c'è il fermento dell'idea che nasce, durante perché godi e cerchi di confermare l'idea che c'è stata prima, e dopo perché ne hai i risultati pieni.